Eccoci qua, sono le 3 di notte passate, è finito anche il Day 1B con 58 giocatori qualificati dei 178 iniziali, che porta a 90 il field di domani dei 2 ore 14, sempre qui dalla Pella Poker Room. Ricordiamo il chip leader del Day 1A, Diego Caserio, con 490.000 chips, mentre il chip leader di oggi ne ha ben 734.000 ed è qui vicino a me Maurizio Tosto. E partiamo subito con la cosa più importante, cioè che tu hai giocato oggi da qualificato con il ticket che hai vinto giovedì. Al satellite di giovedì. Esatto, abbiamo fatto il satellite giovedì, è andato molto bene, ci siamo qualificati io e mio amico, siamo tornati per fare questo day 1, è andato molto bene, ho limpato parecchio, però ha dato i suoi risultati, insomma è stato un gioco abbastanza, diciamo, fluido, è andato abbastanza bene, mani abbastanza standard, mi sono divertito tantissimo. Qui lo stack ti permette veramente di giocare e divertirti, lo consiglio a tutti perché è veramente piacevole venire qui, è un bel torneo e si gioca veramente 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 bene. Sì, ti sei divertito, ma io ti ho seguito e ho notato una particolarità tua. Certo. Tu vai in on off, nel senso che durante la mano sei una maschera di ghiaccio, finita la mano scherzi, ridi, fai battute, commenti, certo. Quei 2-3 secondi. Mi piace parlare al tavolo perché mi diverto, insomma è un gioco, ci si deve divertire. Poi una mano può andare bene, una mano può andare male, questo ci sta, insomma, l'importante è non prendersela, insomma, è giocare. Io ripeto, ho l'impatto un po' troppo e quindi a volte me le tiravano anche addosso e quindi per questo stack è enorme e a volte non mi hanno creduto e quindi ci sono cascati e insomma è andata bene, cosa devo dire, quindi insomma. Hai dosato varie tattiche. Sì, bisogna in questi tavoli con questo stack, secondo me bisogna adattarsi molto al tipo di giocatore. Nel mio tavolo c'erano giocatori veramente aggressivi, c'erano situazioni veramente, aggredivano veramente il tavolo e in certe situazioni bastava attendere e avere quell'attesa giusta per ottimizzare i massimi, insomma riuscivi a portare a casa i massimi, ecco. Sento parole di esperienza. No, guarda, no, io ho poco tempo per giocare, mi diverto perché per me io sono molto stressato con il lavoro, queste cose qui, venire qui per me è stato, ho dovuto chiudere il locale, roba, insomma, però mi sono preso questi 2 giorni per rilassarmi, perché il poker a volte ti rilassa, quindi distende gli animi, ti permette di non pensare a tante cose. Io, diciamo, l'ho preso in questa maniera, mi sono divertito perché mi diverto molto al tavolo con i ragazzi, ridere, scherzare, si fanno amicizie, che è la cosa secondo me più importante. Dopo c'è il gioco, dopo ripeto, approdi a una tattica e a volte va bene, a volte va male, insomma. Mi sembra comunque l'approccio che stai utilizzando. Sì, qui ho funziona. Fatto un altro risultato importante, è stato un altro ticket a un IPT che ho vinto. Dopo purtroppo però problemi di lavoro o altro, addirittura ho dovuto quasi lasciare il ticket ad altri. Però diciamo che questa situazione è bellissimo. Questo è un posto, io ho visitato quasi tutti i casinò, sono stato a giocare a poker un po' dappertutto, però ritengo che questa sia una delle location un po' più a misura d'uomo, ecco. Si gioca volentieri. Il poker ti diverti, la tua prima esperienza, ma insomma hai girato, quindi sì, non no. Sei di primo pelo. No, ho girato, sono stato in tutti i casinò a fare piccoli tornei, anche tornei impegnativi, avendo vinto spesso e volentieri i ticket, perché io mi dedico prima a poter recuperare il buy-in con il ticket. Se ci riesco, ben venga, insomma, sono riuscito a recuperarlo con 30 euro, cioè, la mia spesa è stata di 30 euro, quindi voglio dire, sto passando 3 bellissime serate con 30 euro, insomma non è spendere chissà cosa. Dopo sono stato fortunato perché abbiamo vinto il ticket e quindi siamo qui, ecco. Però ripeto, di fondo c'è il divertimento, passare un weekend per rilassarsi e andare fuori dalla routine del lavoro e tutte queste cose qui. Adesso una bella notte di riposo, domani esatto, parti esatto. Dalla cima
della Ma guarda, io non mi aspetto niente da domani, io ti dico la verità, sono già contento perché comunque ci siamo divertiti. Non dire così che porta male. Ma domani ci saranno, modalità diverse. Cambia. Sì, domani cambia parecchio, i livelli sono più lunghi. Certo, e quindi passiamo a livelli da un'ora. Esatto, quindi bisognerà stare molto attenti, ci saranno mani molto molto importanti da giocare. Domani non sarà semplice, ecco. Poi domani ci saranno i migliori, quindi presumo che sarà molto molto dura mantenere questa chip leader. Ecco, altri motivi di interesse per chi ci segue, ricordiamo naturalmente la classifica Top Club che vede impegnati Nero di Picche, il KK Piombino, il Runner King, il Circolo Sant'Angelo e il Double Up Palermo, mentre interessantissima anche la classifica Top Player, che se tu andrai avanti entrerai già nei piani alti. Ci sono tantissimi giocatori divisi a pochissimi punti. Per quanto riguarda la parte alta della classifica abbiamo Diego Caserio, chip leader del Day 1A, che in questo momento è terzo in classifica, e Marco Mikovic, chip leader, leader della classifica Top Play, che anche lui ha imbustato ieri al Day 1A, mentre oggi passano Claudio Caffarella e Alfredo Pignolo tra i primi 10, quindi sono questi quattro che andranno a raggranare i punti necessari sicuramente per scalare la classifica. Quindi un altro motivo di interesse per seguirci domani. Ricordiamo l'appuntamento domani ore 14, chiaramente con Maurizio Tosto, che terrà fede al suo cognome anche domani, come è riuscito a fare oggi. E l'appuntamento appunto domani alle ore 14 qui nella Perla Poker Room per il Day 2 con i 90 che si sono qualificati, e i nostri appuntamenti consueti, il nostro sito www.sharkevins.it, la nostra pagina Facebook per seguirci, e ovviamente i nostri TG in mia compagnia se vorrete, se mi sopportate ancora. E buonanotte, alla linea domani. Ciao, grazie Maurizio. Ciao, grazie. Ciao. Grazie.